Barone Vassallo, siamo al 9 maggio 2024, buonasera a tutti. Oggi voglio fare un video particolare perché mi rendo conto che alcune persone, in buona fede, perché ho sentito tantissime persone che sono in gamba, persone che io rispetto, stimo, che sono molto in gamba, che mi hanno detto: ma come si fa a non andare a votare per le europee? Come si fa a non andare a votare per le europee? Ve lo spiego subito. Ponete che voi avete un pizzicarolo, il pizzicarolo, quello che fa il prosciutto, fa la coppa, vende il formaggio, vende i latticini, no? Questo pizzicagnolo, questo pizzicarolo, questo alimentari è uno zozzone. Sapete, proprio quei zozzoni che tu te compri una cosa da lui, te vengono le boccaglie, te viene la cosa allo stomaco. E tu dici: ma no, io voglio andare dal pizzicarolo perché magari questo sì è uno zozzone, però se magari invece di comprare il formaggio fresco, compro il formaggio stagionato, non mi fa male, perché i batteri ai lati della bocca, la boccaia me l'ha fatto venire il formaggio fresco, ma se prendo quello stagionato probabilmente non mi fa male. Oppure, non lo so, se prendo la mortadella non mi viene l'acidità allo stomaco piuttosto che prendere la coppa di testa. Ecco, vedete, l'Unione Europea è come se fosse un pizzicarolo zozzo, un pizzicarolo che non ha norme di igiene, che apre le mozzarelle, le lascia fuori dal frigorifero e si forma il putridume sopra, oppure apre il formaggio fresco, non lo ricopre e si fanno le muffe sopra. L'Unione Europea non è altro che un pizzicarolo sporco, un pizzicarolo zozzo, una persona a cui non si può dare fiducia, una persona che se vai a comprare da lui stai sicuro che te pia qualche cosa che non va bene. Quindi, se tu hai un negozio de nozzozzone, come fai a far sì che sto zozzone cambi o che magari chiuda e venga un altro pizzicarolo, un altro alimentari, un supermercato, una cosa del genere? Non ci devi andare. Ed è la stessa cosa dell'Unione Europea. L'Unione Europea, ormai abbiamo potuto constatare che tutto quello che ti dà, tutto quello che ti vende, e te lo vende a caro prezzo, perché lo sappiamo noi quante tasse abbiamo dato a questa maledetta Europa, tutto quello che ti vende è un cibo avariato. È come sto pizzicarolo zozzo che lascia le cose a temperatura alta, che non pulisce i piani, che non è... E tutto quello che vai a comprare da lui è tutta roba che ti fa male. E allora, non è che se tu dici: no, io vado da quello lì, però compro soltanto le caramelle Goleador, vado a votare soltanto per... È la stessa cosa, perché è tutto avariato. Questa è purtroppo la stramaledetta Europa. E noi non possiamo andare a votare questi qui, perché se li votiamo non facciamo altro che acquistare al negozio dello zozzone, che così facendo ci continuerà a vendere la sua immondizia, la sua roba scaduta,
la sua roba conservata male. E purtroppo è questo. Questo è l'andare a votare per il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo servirebbero che tutte le persone rovinate dal Parlamento europeo. Ma sapete quante persone sono state rovinate dal Parlamento europeo? Piccoli imprenditori, commercianti, agricoltori, autodemolitori, tutti! Non c'è una categoria che non è stata rovinata dalle leggi europee. Bisognerebbe, ma non solo in Italia, penso anche altrove, penso anche, diciamo, in tutti i paesi come Francia, Germania. Bisognerebbe tutti assieme rivoltarsi a questa fogna, rivoltarsi a questa zozzeria. Non bisogna votare, bisogna prenderli a calci, mandarli via a malo modo, dal primo all'ultimo. A me mi fanno ridere quelli che dicono: ah, ma quella è tutta colpa della von der Leyen, quando non c'era la von der Leyen era meglio. Ma che cosa meglio? Ma che cosa meglio? Che cosa meglio? È un apparato fatto per truffare, per distruggere, per rovinare la vita, per... Ma adesso parliamoci chiaro, io molto spesso frequento dei gruppi Facebook in cui ci sono degli appassionati di film. Fracchia la belva umana, Fantozzi, ma che ne so, ma anche altri film con Andrea Roncato, queste cose qui. Beh, noi non possiamo riportare le battute di Andrea Roncato perché sono politicamente scorrette. Si parte dalle basi, si parte dalle cose più piccole, più cretine. Sono stati capaci di proibirci anche di dire le battute dei film. Ma come facciamo ancora a pensare all'Europa? L'Europa è una metastasi, un qualcosa di terribile, che se tu vai lì a continuare a votarla, a tenerla su, non fai altro che continuare a dare alimentazione a chi ti vende la roba scaduta, a chi ti vende il tuo malessere, a chi ti vende la tua disperazione. E dai, non ditemi che non è così. Sento tante persone: ma no, ma anzi, tanto se ci sarà l'astensione in Italia, non ci sarà in Francia, non ci sarà in Spagna, non ci sarà in Germania. Cominciamo da casa nostra, cominciamo da noi, cominciamo da qui. Poi qualcuno seguirà le nostre orme, ma perché è la natura umana, non è possibile continuare così. Gli ultimi 30 anni sono stati qualcosa di insipido, di triste, di doloroso, di costoso. Ma veramente vogliamo questo? Veramente vogliamo questo? Cominciamo dalle basi a distruggerla, poi si vedrà, ma intanto cominciamo. Ragazzi, ci vediamo domani. Ciao a tutti.